palla Kirgur è pieno come ci si aspetta nelle grandi occasioni, occasione che sicuramente è grande visto che le due squadre si trovano a pari punti in classifica. La Scioli occupa il secondo posto mentre insegue con il fiato sul collo il forte Colleferro. Sono sicuro che le due squadre sapranno attendere alle forti premesse che ci sono quest'oggi. Sicuramente ci sarà spettacolo in campo. Io sono Mario Nunzella di L'Esport Academy e vi racconterò la partita. Il match sta per iniziare, la palla al centro, batterà la Scioli Ariccia. È quasi tutto pronto, si attende solo il fischio da parte dell'arbitro che arriva adesso, la partita è iniziata. Calcio d'angolo quindi per la Scioli, battuto su Poppa Daniel che fa la conclusione, il tiro esce veramente di pochissimo, pericoloso qui il capitano della Scioli. Galli capitano del forte Colleferro, questo primo minuto di gioco ha lanciato segnali a tutta la squadra, il forte Colleferro ha tutte le intenzioni di uscire da questo campo con la vittoria in tasca. Qui ottima l'azione per il gol di Poppa Daniel sull'assist di Gioni, la trova lì Daniel e la mette in porta, 1-0, Scioli Ariccia in mezzo alle gambe dell'estremo difensore. Forte Colleferro è sotto del punteggio, inizia nel migliore dei modi la partita per la Scioli Ariccia con il possesso per Gioni che va sempre al dribbling, poi viene raddoppiato, si appoggia dietro, ancora Poppa Daniel che gira il pallone, ancora Gioni, possesso prolungato per la Scioli, Gioni taglia al centro verso il campo, poi il tiro da parte di Tardioli, colpisce in pieno il palo. La Scioli sta mettendo le cose in chiaro oggi, chi sta osservando la partita in diretta vedrà che a volte il segna punti assegna un punteggio casuale, non riesco a spiegarmi il perché, comunque il punteggio è 1-0 per la Scioli e il pallone è in possesso di quest'ultima con l'occasione. Adesso il pallone per Gioni, allargato per il capitano Daniel Poppa che prova il dribbling, riesce a passare, può calciare la deviazione, il pallone sul palo, l'azione non è finita, infine la palla è fuori, la Scioli pericolosissima in questo inizio di partita. Bene per la Scioli con Gioni che fa la conclusione diretta, tiro potente deviato però dalla difesa avversaria, in particolare da Scarpelli che ci ha messo il corpo. Adesso arriva il pallone Scarpelli, buon lavoro qui del forte Colleferro, poi l'errore con Gioni che va in dribbling, arriva tu per tu e conclude in porta, 2-0 per la Scioli, veramente primi minuti giocati nel migliore dei modi, 2-0 per la Scioli, incredibile. Va a batterla Galli che gira quindi per Cardone, il proprio portiere, palla restituita a Galli, ancora a Coppola, torno ora della forte Colleferro di provare a ferire la difesa avversaria con Marchetti che lascia Iannucci che si accentra, può anche librare la conclusione, viene chiuso Iannucci, un po' di campo anzi Marchetti, poi c'è Argenti che nell'uscita gli soffia via il pallone, bella la parata dell'estremo difensore della Scioli, punteggio di 3-1 che non è veritiero, punteggio 2-0 per la Scioli. La palla intanto si è spenta sul fondo, sarà rimessa dal fondo per la Scioli Ariccia, qua il pallone sarà toccato da Iannucci con Tardioli che fa la conclusione e mette in porta il gol del 3-0, doppietta personale, Iannucci un po' sfortunato nella deviazione, Tardioli la trova lì, 3-0 Scioli Ariccia, devastanti, mentre Iannucci a giocare il pallone a concludere, tiro interessante, potente, peccato per la precisione che non c'era. È Trementini che va a giocare il pallone su Gioni, come sempre stoppa e punta, va sull'esterno, conclude, ottima la parata di Cardone ed è quindi ora Iannucci a giocare il pallone, si va da Coppola che va a lancio lungo per Tacca che manca il controllo, peccato, bella idea, difficile comunque da mettere giù questo pallone, poi è Daniel Poppa capitano, va alla conclusione, Cardone si oppone nel migliore dei modi. Serve un po' di coraggio per il forte Colleferro per rimettere in piedi il match. Mancato forse l'ultimo passaggio alla squadra in maglia nera per ferire, purgare la difesa avversaria. Fatto sta che comunque la Scioli è sempre riuscita a chiudere bene gli spazi. Adesso il forte Colleferro in possesso con Iannucci! E qui è Angeli Argenti a levare il pallone dalla porta. Mantiene il risultato sul 3-0. Bellissima la parata. Colleferro
con il contrasto, tutto regolare per l'arbitro, si può giocare quindi possesso per Quagliarini, poi il tocco di Passali dietro verso Gioni che scappa e ragiona, va a cercare ancora Quagliarini, prova il dribbling, viene fermato da Galli che adesso ha un po' di campo, può anche concludere, lo fa, ma Argenti risponde nel migliore dei modi, altra grande parata del portiere della Scioli Ariccia. Ancora Gioni, prova il dribbling, riesce, va a concludere e poi il portierone, ancora una seconda volta la palla rimane lì e Gioni trova il 4-0, peccato per Cardone che si era opposto veramente nel migliore dei modi alle due iniziative avversarie. Gol della Scioli, gol di Gioni, 4-0. Dicevamo, è iniziato il secondo tempo con la prima azione per la Scioli che adesso andrà a battere la rimessa laterale, possesso quindi per il capitano, il compagno Sciarpelli in posizione avanzata, la Scioli però si chiude bene, ora Gioni, che parte palla al piede, riesce a passare, si accentra, allarga poi la sfera per Tardioli che serve il pallone a Giacchini che trova così il gol del 5-0. Bellissima l'azione della Scioli con lo stesso Gian Matteo che va a risultare con i compagni, 5-0 Scioli. Entrato da poco nella squadra della Scioli, c'è Gioni tutto solo, conclude, poi credo ci sia stata la parata di Cardone ed è così, calcio d'angolo Scioli, bella la parata dell'estremo difensore del Forte Colleferro. Siamo nel secondo tempo con la Scioli, ora mantiene il possesso del pallone, qui il pericolo con Galli che va allo scavetto, il pallone finisce fuori, forse esagera un po' qui Galli, poco quanto basta per provare la conclusione, viene comunque murata ed è ora la Scioli a giocare la sfera, Trementini, servito Conti che lascia lì per Trementini, bella l'azione della Scioli che gioca veramente un gran calcio, poi c'è la parata di Cardone che non si fa bucare sul primo palo ed è Costantini a giocare il pallone per Gioni, la sua conclusione esce di pochissimo, sorpreso anche me, poi il cross dentro, il pallone rimane lì e alla fine c'è il gol della Scioli, punteggio di 6-0, punteggio rotondo, gol di Conti, Giannucci, di Coppola, ecco il segnapunti ora, per qualche attimo segna poi la conclusione che entra in porta e c'è il gol di Trementini, punteggio di 7-0 per la Scioli che non lascia nessuno scampo alla squadra avversaria, 7-0 possibile a inizio partita, adesso che ci avviciniamo alla metà del secondo tempo il tabellino dice Scioli 7 Colleferro 0, possesso ora per il Forte Colleferro con Giannucci, servito Galli, va sulla lungolinea per il compagno, fa la conclusione che si infila in porta improvvisa, lo stavamo dicendo, Coppola, gol della bandiera, della speranza, perché non qualcosa in più, gol del Forte Colleferro, 7-1, gol di Coppola, e la palla è uscita, in possesso la Scioli Ariccia, giocato il pallone verso Gioni, che, anzi Costantini che scaraventa la sua conclusione che finisce alle stelle, possesso quindi per il Forte Colleferro con Galli, prova il dribbling, non c'è nulla, è tutto regolare, Costantini conquista il possesso, tocca dietro per Trementini e questo gol è una sentenza per la Scioli, punteggio 8-1, gol di Trementini. A rialzare Gioni, per certi momenti della partita sembrava quasi se le stessero promettendo, alla fine è Coppola che prova la conclusione, non riesce a trovare l'impatto giusto col pallone, ancora Coppola, poi Galli allarga il gioco con l'entrata di Chiappa giudicata regolare, forse il vantaggio, ancora il gioco largo sulla fascia, la conclusione ed il gol dell'8-2, gol meritato a questo punto da parte del Forte Colleferro, 8-2. È finito il match tra la Scioli e il Forte Colleferro, punteggio rotondo 8-2 per la Scioli, partita perfetta interpretata dalla squadra di Ariccia, veramente
Le due squadre arrivavano a questa partita a pari punti, la Cioli si è imposta per 8-2, la partita perfetta su ogni settore del campo. Io sono Mario Nunzella di L'Esport Academy, mando un saluto a tutti.